25.389 nuovi casi in tutta Italia, l'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente per la sola Sicilia registra 1.732 nuovi positivi, questo secondo il bollettino giornaliero del 24 agosto consultabile dal sito tematico dedicato al covid-19 del Ministero della Salute. 112 invece nuovi casi in provincia. L'aggiornamento della spenissione del 24 agosto relativo alle 24 ore precedenti parla di pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 33 pazienti di Caltanissetta, 31 di Gela, 9 di Butera, 9 di San Cataldo, 7 di Milena, 5 di Niscemi, 4 di Riesi, 3 di Delia. 3 di Mussomeli, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Marianopoli, 1 di Bombenziere, 1 di Mazzarino, 1 di Santa Caterina Vilarmosa e 1 di Sera di Falco. In degenza ordinaria si registra un ricovero di un paziente di San Cataldo e 2 di Missioni di un paziente di Caltanissetta e 1 di San Cataldo. Guariti dal Covid-19 34 pazienti di Gela: 18 di Caltanissetta, 10 di San Cataldo, 8 di Niscemi, 6 di Mussomeli, 5 di Sutera. 4 di Re Suttano, 3 di Milena, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Campofranco, 2 di Riesi, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Serra di Falco, 1 di Delia, 1 di Marianopoli, 1 di Mazzarino e 1 di Sommatino.